tutti e ben ritrovati ancora una volta nel canale Arti Allegra. Quest'oggi realizziamo la panna cotta al limone. È un dolce che faccio spesso a casa mia perché richiede pochi ingredienti che spesso comunque ci troviamo a casa. Ma detto questo, passiamo a elencare gli ingredienti e alla preparazione per la panna cotta al limone. Gli ingredienti per la preparazione di questa panna cotta al limone sono 500 ml di panna, un limone non trattato, 3 fogli di colla di pesce, 200 g di zucchero a velo, alcune gocce di estratto di vaniglia, ma potete usare anche il baccello di vaniglia oppure la vanillina. E io in questo caso sto mettendo un po' di zafferano che ho precedentemente sciolto nel latte caldo. Questo è un zafferano che produco io stessa. Ma passiamo alla preparazione vera e propria della ricetta. La prima cosa che noi andiamo a fare è mettere la colla di pesce in ammollo con acqua fredda. Nel frattempo versate in un pentolino la panna, lo zucchero a velo, la buccia del limone grattugiata, qualche goccia di estratto di vaniglia e 2 cucchiaini di zafferano sciolto. Mescolate e ponetela sul fuoco a fiamma bassissima, facendola riscaldare senza mai bollire. La colla di pesce e mettetela facendola sciogliere, aggiungendo il succo del limone a cui avevate grattugiato la buccia. A questo punto versate il composto negli stampini e lasciate raffreddare a temperatura ambiente. Dopodiché metteteli in frigorifero per almeno 6 ore. Come potete vedere, la nostra panna cotta è pronta. Io l'ho realizzata per la cena di questa sera, in occasione della festa della donna. Vi spiego un piccolo trucco per estrarre la panna cotta dal contenitore in cui è messa. Immergete in un pentolino con dell'acqua calda per una ventina di secondi, dopodiché capovolgetelo e vedrete che la vostra panna uscirà immediatamente. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale e condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo. Grazie a tutti, ciao!